Un altro consiglio di Peter. Peter, buongiorno. Buongiorno, ben alzate, donne. Peter, allora, c'è un ragazzo che ha un problema. La ragazza l'ho lasciato, vuole che lei gli dia un consiglio. Lo aiuti, lei che è un grande amatore. Consiglio, lui deve portare fuori Roma. Fuori Roma dove? È un posto un po'... Ai Castelli? No. Romantico? Un po' appartato. Sì? Che non passano autobus, tram, niente, no? Sì. Poi dice, oh ma dai uscire. Così lei è costretta. Vabbè, questo è un consiglio. Poi c'è un altro consiglio, la porti a mangiare la porchetta. Cioè? Ti chiede la porchetta, no? La metti davanti a te. E lei la fa guardare. Senti l'odore, brutta Bertuccia. Se lei fa capire che dopo andiamo bene, gli dà pure un pezzo a lei. E sì. Non la mangi tutto. Ma come fa a lei avere questa linea perfetta? Attenta che non prende tutto perché... Posso, infatti mi vanno ingaggiare, fai film porno, non ho potuto io. Ah ecco. Ero molto impegnato. Sì. Lei capisce? Sì. Anche che c'è una moglie un po' gelosa, mi controlla la sera. Col metro, per metro mi controlla. E come fa a essere un grande amatore allora? Di nascosto? Ah sì, già, io ho un passato burrascoso. Stavo nel 1980 così fuori, io mi trovavo sul lago di Garda. Sì. Io. Un'avventura con una signora molto più compiacente. Sì? Ma ha lasciato perché sa. Non è stata soddisfatta? No, soddisfatta è, che non pagavo mai io i pranzi. Sì? Sì? Non pagavo mai. Ma un po' ticchio, lei, Peter? Di money. Perché ci sentono pure, no, gli americani. No, sono sempre i pezzi grossi io. Perché uso gli scempi, no? Sì? Allora, money non c'ho, allora ai posti non pagavo. Pagava lei e si è fatta un po'... Arrivederci Peter, arrivederci. Grazie del consiglio. Sono tutte quante le donne più belle d'Italia. Amate. Pensate e amate. Il posto di lei è solo uno, amatemi. Guardate allo specchio, guardatevi e pensate a me. Amatemi e che la pace sia con voi.